viviamo tempi difficili. Nonostante l'Italia sia sempre stata un riferimento, oggi non è più capace di orientare il cammino della cultura, mentre l'eco dei secoli risuona. Guardiamoci attorno. Speculazione edilizia, degrado, abbandono, inciviltà, ignoranza. La desolazione ci stringe a tal punto che non riusciamo più a riconoscere quel poco di bello nei luoghi in cui viviamo. In questo contesto, l'architetto fatica a trovare il proprio ruolo di regista del futuro, mentre le architetture passate restano là, a sfondo, e continuano a suscitare attrazione nei confronti di tutto il mondo. Quello che oggi manca davvero è la vocazione. Negli ultimi 60 anni abbiamo costruito senza rispetto e senza anima. Da parte di una serie di investitori o di finanzieri dell'edilizia si è voluto fare un'architettura di speculazione, quindi l'architetto è stato al servizio di speculatori. Fare architettura in Italia oggi significa non fare nulla, cioè in questo momento in Italia non si fa architettura. Che credo sia al suo punto più basso di popolarità sociale. La cultura architettonica scompare, giorno dopo giorno, annegandone la città impietosa. Noi probabilmente stiamo affrontando, probabilmente, un momento storico difficile nel quale posso onorare chi sta facendo. Fare architettura è anche una missione sociale, ma il ruolo qualificante dell'architetto è andato a tutto. Ora lavorare in generale in Italia vuol dire essere, riuscire a lavorare in Italia vuol dire essere degli eroi, dei supereroi, non so. Per le nuove generazioni sembra non esserci altra scelta che la fuga. In più, la cosa che mi angustia moltissimo è il fatto che siamo di fronte a una specie di olocausto culturale per un paio di generazioni di architetti. Il panorama non è di grande stimolante, ecco. Quelli bravi vorrebbero andare tutti a progettare fuori, da un'altra parte. Si rischia di perdere l'apporto di un'intera generazione, l'apporto culturale di un'intera generazione. Siccome si è realizzato male per 40 anni, 50 anni. Eppure, crediamo che l'Italia possa trovare in se stessa dei modelli che l'aiutino a uscire da questo periodo di buio per tornare a testa alta nel panorama internazionale.